Questi sono i miei Vulavent. Prendiamo dei Vulavent già fatti e li condiamo con uno squisito ripieno al pollo e funghi freschi. Cominciamo a preparare il pollo. Io ho usato 800 g di bocconcini e li ho messi in pentola a bollire. Ci vogliono all'incirca 10 minuti, ma capisci che sono bocconcini di pollo cotti perché da rosati sbiancano. Comunque, dopo 10 minuti io ho spento il fuoco e li ho lasciati un attimo in pentola prima di prelevarli con una schiumarola, ma di base quando essi sono cotti vanno trasferiti in un piatto affinché si raffreddano, questo per non metterli sul tagliere da bollenti. Comunque, devi tagliare i bocconcini di pollo in piccoli pezzi, oserei dire con un coltello da chef, vanno tritati. Occupati dei funghi. Come ho detto prima, ho usato gli champignon freschi, che per essere puliti bisogna tagliare via l'ultima parte del gambo del fungo, qui dove c'è la terra che altrimenti sarebbe un po' difficile da rimuovere. Gli scarti potresti provare a piantarli, perché no, magari a te esce qualcosa. Comunque il cappello e il gambo di funghi io li lavo sotto un rivolo di acqua fredda, togliendo via eventuali residui di animali e terra. Se necessario puoi grattare via lo sporco con le unghie o con una spugnetta detta solo alla pulizia dei funghi. Fatto ciò e lavato pure il tagliere, ti dico che i funghi che ho pulito pesano 300 grammi e dopo essere tagliati in piccoli pezzi tu devi tagliare in maniera piccola sia i gambi che il cappello di funghi. Quando sei di fronte a un risultato simile bisogna cuocerli, quindi comincia a scamiciare uno spicchio di aglio e devi tagliarlo a pezzi, perché lo devi mettere in padella con un filo di olio di oliva. Prima di cominciare io preparo già il prezzemolo, ovvero ho preso un bel mazzetto di prezzemolo che sto defogliando, ci servono solo le foglie tritate. Tritale pure con la mezzaluna. Dopo aver fatto insaporire l'olio con l'aglio cuocendo comunque a fuoco basso, devi mettere in padella i funghi e si devono cuocere per 20 minuti. Metti sopra i funghi un po' di sale. Il sale fa uscire subito l'acqua di vegetazione dai funghi affinché cuociano meglio prima. Ma a metà cottura metti 90 ml di vino bianco, mescola sempre quando i trifoli questi funghi, appena tutto il liquido è evaporato e hai finito la cottura metti una spolverata di trito di prezzemolo sui funghi, quello che hai tritato prima. Preparando la salsa bisogna mettere in un pentolino da latte 50 g di burro che deve sciogliersi. Quando il burro è completamente fuso metti in pentola 50 g di farina in piccole quantità, mescola di continuo ovviamente a fuoco basso per non far imbrunire la farina. Quando hai amalgamato bene la farina con il burro metti a filo nel pentolino 50 ml di latte, mescola e continua a farlo per circa 10 minuti, ovvero il tempo che la besciamella si addensa. Devi mettere nella ciotola con il pollo tritato finemente la besciamella che hai appena fatto e dopo averla mescolata bisogna mettere il parmigiano. Io ho messo 2 cucchiai che equivalgono a 30 g circa. Comunque metti i funghi trifolati nella ciotola e mescola. Se ti serve all'assaggio puoi mettere dell'altro sale e io ho usato dei Vulavent già pronti, come ti ho detto prima, che semplicemente un po' prima di farcire io ho scaldato in forno a 180 gradi per una decina di minuti. Al centro dei Vulavent dovrai mettere il ripieno, ti aiuterai a metterlo con il cucchiaio e buon appetito!